prima volta hanno organizzato la spesa sospesa. È un Natale diverso, il Natale della pandemia. Ho fatto la richiesta a Michela, più o meno un 25 bambini che seguiamo. Noi li consegneremo mercoledì 23 nella nostra sede. Ci sarà un nostro volontario che si vestirà da Babbo Natale e consegnerà questi doni a tutti i bimbi. Chi viene già per fare i propri regali può acquistare anche un regalo, avrà lo sconto del 10% e lo lascia in dono per famiglie che non se lo possono permettere. Come hanno reagito i tuoi clienti? Benissimo. Io non mi aspettavo assolutamente tanta risposta. Se ci diamo una mano tutti insieme, forse qualcosa potrebbe andare bene in effetti. Ci sono famiglie che, non dico che erano benestanti, ma non mancano niente. E invece si ritrovano a non avere più un lavoro, perché magari sono fermi come ristoranti, come bar. Tante persone purtroppo si vergognano perché non hanno mai magari chiesto niente a nessuno e si trovano in difficoltà, quindi hanno anche questo problema di venirci a chiedere una mano.